l'annuncio da parte di Electronic Arts che stanno lavorando a The Sims 5 con tutta una serie di foto, tre fondamentalmente, che sono uscite su Twitter, e questo naturalmente ci rassicura, ci hanno anche comunicato che The Sims 4 diventa free to play, quindi praticamente gratis il gioco di base. Se invece siete anche abbonati a Electronic Arts, l'abbonamento, vi danno anche il DLC del lavoro in omaggio. Naturalmente considerate sempre il fatto che avete il gioco di base, ma sapete benissimo che The Sims, il cuore di The Sims, è comunque tutte le espansioni che sono uscite, e vi potete rendere conto, seppur non lo sapete, che sono veramente 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 veramente, ho detto veramente, ma veramente tante. Quindi, fondamentalmente, senza le espansioni il gioco è poca roba, però ce l'hanno regalato e quindi già è qualcosa. Noi attualmente siamo su PS5 e lo proviamo su PS5 un po' come retro, visto che credo di non averlo mai portato su PS5. Facciamo una nuova partita, togliamo la musica perché sapete benissimo che ci romperanno sicuramente le scale. Personalizza il tuo sim, crea la storia di un sim. Ok, giovane adulto, adulto, facciamo giovane adulto. Quanto mi diverto a usare amici, moltissimo, un po'. Mi fai fare guasto, cosa faccio? Servizio di riparazioni. Qual è il miglior tipo di colpo di scena? Situazione in attesa. L'eroe diventa il nemico. L'eroe diventa il nemico. Cosa faccio per divertirmi? Lasciamo perdere. Passo il tempo con gli amici. Esploro il mio lato creativo. Gioco e navigo su internet. Mi viene in mente un'altra cosa. Va bene. Le storie migliori sono a lieto fine. Sono quelle con i colpi di scena. Sono descritte da me. Ma no, sono quelle con i colpi di scena. Un amico ha bisogno di una persona che sorvegli il suo figlio. Sono la persona giusta, dovrebbe assumere un babysitter, sai che non deve rivolgersi a me. Come babysitter? Ho una grande idea per uno scherzo, e a spese di qualcun altro. È autoironico, non farei mai scherzi a chi che sia. Vedo il computer come un mezzo per raggiungere un fine, uno strumento per il dominio planetario, una fonte di conoscenza sconfinata, uno strumento per il dominio planetario. Qual è la prima cosa che faccio dopo una lunga giornata di lavoro? Pulisco casa, ma neanche per sogno. Preparo la cena, forse. Una doccia, preparo la cena. Ho appena fatto una conoscenza per fare colpo. Le faccio uno scherzo. Ma no, ma anche no. Sfodero la mia miglior battuta. Mi vanto delle mie collezioni. Ma mi vanto delle mie collezioni. E questo è uscito. Porca miseria, con questi capelli. Federico dice, piena libertà di scegliere il mio sesso, cambia il mio aspetto, seleziona il mio abbigliamento e non dimenticare di darmi un nome. Ok, certo, col PC non l'avevo mai giocato, vi dico la verità. Cambia personalità e nome di stile. Vabbè, salta al gruppo, non mi interessa. Ok. Seleziona il segno di spunta, va bene, sì. Magari attiriamo fan di Star Wars. C'è il scenario. Sì, non ce ne frega niente, le consigli. Andiamo a... Mi piace questo con il fiume mare. Doveva uscire mare, Ugo, sì, basta, mi stai troppo addosso. Allora, un complesso, qualcosa di estremamente rude. Poi magari siamo un po' più vicini alla zona. Non puoi permetterti, ok? Esci. Per forza qua, praticamente. Qua dietro non so se ci sta. Si può ruotare, no? Si può ruotare. Vado qua, dai. Confermo, confermo. Vai. Ah, scusate, ma noi avevamo cambiato abbigliamento e tutto. Ma oh, fa niente, pazienza. No, grazie. Va bene. Beh. Leggi amore e tempesta, mettiti in inventario, riponi. Ovviamente non saremo molto ordinati, perlomeno per l'inizio. Te ne vai a cuccare? 9? Sì, vai, andiamo a dormire, vai, ci svegliamo e domani magari vediamo se ci arriva.
qualche buona notizia? No, conosciamo. Fantastico, ma chi è? Oddio mio, questa. Oh. Vai, 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 vai. Ma perché non ci svegliamo? Porca di quella miseria. Svegliati, questo dorme ancora. Ah, quanto? Niente di meno, mo ti alzi. Questa se n'è andata? No, ci sta ancora. Ma vai da quella buona, da lei. E ti siedi, vai. Andiamo, dai. C'è anche la brunetta, però, eh. Madonna, un quartiere pieno di femmine. Allora, schiaffeggia in modo buffo. C'ha il numero di telefono. Forse lo schiaffetto non va bene, secondo me. Madonna santa, mi piaccio così. Dov'hai? Che sto facendo? Non l'ho capita sta cosa, avevo fatto un'altra cosa. Aspettiamo se vicini, schiaffeggia in modo buffo, dai. Ah, gli è piaciuto? Hai visto? Guarda, raccontiamo una storia buffa. No, non gli piace questa. Borseggia, vai. Questa se ne va, mannaccia. Aspettate, ragazzi, aspettate, un momento. Passo un attimo borseggiando. Tu te ne puoi andare. Ciao, ciao. Questa già viene in casa, ma non mi dire. L'abbiamo conquistata e l'abbiamo anche borseggiata. Schiaffeggiata e borseggiata. Vabbè ragazzi, era soltanto un'introduzione così per farvi capire, comunque gratis, se volete cimentare. C'è tanto, tanto da lavorare su questo gioco. Comunque fa piacere tanto per l'annuncio di The Sims 5 che avrà Project Rain, avrà un nuovo nome, un nome diverso. Vabbè, lo scopriremo soltanto vivendo. Ci vediamo al prossimo video. Bye!